Buongiorno Monica. Buongiorno Michele. Ciao, ciao, tutto bene? Tutto bene, grazie. Buongiorno a tutti. Anche te oggi un titolo lunghissimo, per cui lo leggerò e come ho detto prima spero di non ingarbugliarmi nel farlo. Il titolo dell'intervento di Monica di oggi è: a chi interessa il tuo prodotto? È essenziale saperne raccontare i benefici in modo convincente e coinvolgente, ecco come farlo. Sicuramente è un titolo interessante, è un titolo che propone molto, è un titolo che attira il pubblico. Vediamo se sei in grado. Vediamo, è una grossa sfida, eh? ovviamente scherzo. Io Monica ti lascerei partire, anche se con 2-3 minuti di anticipo. Se hai bisogno di qualcosa, ovviamente noi siamo sempre qua. Io verso la fine poi intervengo per l'eventuale domanda del pubblico. E invito anche il pubblico a farne durante il tuo speech, ovviamente, così almeno da fare un po' di discussione alla fine. Perfetto, grazie. Proviamo a vedere se riusciamo. Ok, lo visualizzate? Ci siamo. Perfetto. Allora, come diceva Michele, è un titolo un po' contorto. L'obiettivo di questo incontro è di parlare di come comunicare il prodotto che la vostra azienda sta lanciando o comunque sta riposizionando. Oggi appunto vedremo il lato comunicazione e l'obiettivo di questo incontro è cercare di passarvi alcune informazioni su come superare, arrivare a comunicare efficacemente il prodotto, facile a dirsi, alquanto complicato poi nella realtà, perché credo, no, che quasi tutti tendiamo a parlare di quelle che sono le caratteristiche del prodotto piuttosto che andare a parlare di quello che è il beneficio che interessa a chi andrà a acquistare il nostro prodotto o il nostro servizio. Allora, mi introduco velocissimamente e poi mi piacerebbe anche sapere se avete voglia di scrivermi che ruoli avete, in che settori. Io oggi sono consulente, partner cofondatore di Marketing Blue Partners, un'agenzia di consulenza di marketing strategico operativo, però prima di iniziare questa avventura imprenditoriale ho lavorato in azienda, prima in Procter & Gamble Italia e poi in Procter & Gamble a Londra, per poi ritornare in Italia e lavorare nelle piccole e medie aziende, prima in Manfrotto Vitec come sales and brand manager e poi come direttore marketing e comunicazione in Fit Group, attraversando diverse tipologie di settori, target sia professionale che consumer goods. Ebbene, dopo 20 anni di questa attività ho voluto mettere a fuoco e a frutto le mie competenze che sono in gran parte focalizzate, diciamo c'è un fil rouge in questa mia attività che è il prodotto. Il prodotto che avendo io una formazione tecnica, ma poi passando ad un'attività di marketing e commerciale, è nata proprio la passione sul prodotto e su come riuscire a trasformare un'idea, un'innovazione tecnica in un qualcosa che fosse veramente interessante per l'utente finale. E quindi quello che io effettivamente penso è che se non c'è un'abbinata fra marketing e innovazione di prodotto, allora ecco, è difficile riuscire a lanciare un prodotto che porti alla crescita e a far distinguere questa azienda sul mercato. Allora, parliamo proprio di questo oggi, di come riuscire la parte comunicativa, di come riuscire a lanciare un prodotto. Il lancio di un prodotto, come voi sapete, non è mai semplice, sono tantissimi i fattori che contribuiscono al successo o al fallimento di questa attività. Oggi noi ci focalizziamo su una parte appunto che è la comunicazione e credo che sia successo a molti di voi
spesso arriva il direttore di business unit, piuttosto che il general manager, piuttosto che il direttore tecnico, dice: ho un'idea fantastica. Bene, adesso lanciamola sul mercato, no? A voi è mai capitato? A me sì, nella mia attività di manager, che d'amblè mi si chiedesse di lanciare un prodotto. E allora cosa si fa? Cosa fate voi di solito? Come vi comportate quando viene lanciato un nuovo prodotto? Mi piacerebbe sapere, avere insomma un vostro feedback su questo, capire come voi mi muovete nel momento in cui un prodotto nuovo venga lanciato o un prodotto vada riposizionato. In generale vale la regola su tutte le attività: prima di investire su come raccontare, no? Muoviamoci e facciamo un piano editoriale, prepariamo un piano di comunicazione, creiamo delle piattaforme social, creiamo il packaging, creiamo tutta il disco di vendita. Prima di fare, è importante, prima di pianificare come raccontare la vostra storia, la vostra proposta di offerta, è importante decidere che cosa vogliamo raccontare. Facciamo un passo indietro. Perché stiamo parlando del lancio di un prodotto, no? È un tema molto caldo, un tema che, per esempio, nell'epoca Covid, quando si pensava che tutto fosse bloccato, ecco, il primo semestre in Italia ha registrato un incremento superiore al 50% di lanci di nuovi prodotti. Il mercato è un mercato molto... è un mercato molto attivo, dinamico, saturo. Noi sappiamo da interviste fatte da Nielsen che in Italia il 36% dei consumatori è pronto a provare nuovi prodotti e nuovi brand. Questo rappresenta un'opportunità, ma rappresenta anche una grossa sfida. Noi sappiamo sicuramente che il lancio di un nuovo prodotto costituisce un'importante fonte di crescita per un'azienda. Qui ho ripreso dei dati di Brand Z, il report del 2018, il quale ci dice che i brand innovativi sono quelli che crescono di più, e questo numero, il 126%, è la percentuale di crescita del fatturato delle aziende con i brand più innovativi. Ancora, da un'analisi di McKinsey, vediamo che è pari al 59% la percentuale di contribuzione alla crescita nel settore consumer goods di brand nuovi che nascono appunto intorno a nuovi prodotti, a nuove nicchie di mercato. Tra l'altro, nel report del 2019, Nielsen fa notare che se nel 2013 questa percentuale di presenza di brand nuovi era pari al 22%, oggi appunto nel 2019 è arrivata al 40%, quindi un mercato che è saturo ma continua, vuole crescere, continua a lanciare nuove proposte, però esistono anche dei grossi fallimenti. Questi sono alcuni dei dati che sempre abbiamo ricavato dall'analisi di Nielsen. Allora, il 76% dei prodotti nel settore consumer goods è destinato a un fallimento. Destinato a un fallimento perché è legato soprattutto, non riesce a lanciare, a vendere più di 10.000 unità nel primo anno. Quindi vi rendete conto che effettivamente il numero, la percentuale di fallimento è elevata. Questa arriva addirittura all'80% nel momento in cui si parla di B2B e di lanci di nuove tecnologie. Nel recente report di Nielsen del 2018, in America sono stati registrati lanci per 30.000 tipologie.
Di questi solo il 30% non è stato discontinuato dopo il primo anno e fra questi solo il 20% ha avuto un ciclo di vita che vedeva un continuo aumento delle vendite. Quindi un tema spinoso, un tema fondamentale per la crescita delle aziende, ma vediamo quanto sia difficile, quanto sia rischioso fare tutta una serie di investimenti e poi dopo il primo anno dover ritirare il prodotto. Ecco, un'altra cosa interessante è capire con che frequenza nella vostra azienda vengono lanciati i nuovi prodotti. Anche questo è un fattore importante. Allora, come dicevo all'inizio, sono tanti i motivi per cui un lancio può fallire. Sono problemi di distribuzione, sono problemi di allocazione di budget, sono problemi di comunicazione fra la direzione e quella che è la forza vendita. Oggi ci focalizziamo su un punto che è quello della comunicazione e prendo di nuovo a prestito quanto è stato analizzato da Nielsen, che dice che il 70% dei nuovi prodotti che fallisce principalmente perché non è in grado di comunicare il beneficio al consumatore piuttosto che al buyer, piuttosto che al retailer. Quindi se ci fermiamo un attimo a pensare, due sono a mio parere quelli che sono i motivi principali che bloccano già sul nascere il successo di un prodotto. Il primo è banale, ma alquanto essenziale, è che in un mercato che, ripeto, è così saturo, occorre, è un must, sviluppare un prodotto che effettivamente risolva un problema, incontri un'aspettativa, un'esigenza del pubblico. Quindi l'idea può essere geniale, ma se non c'è poi corrispondenza su quelli che sono i bisogni del mercato, siamo già al punto zero. Ora, non parliamo di casi eclatanti come fu Swiffer, mi ricordo, lavoravo in Procter quando fu sviluppato. Swiffer è uno dei casi da manuale che offre una soluzione a un problema che i consumatori non era ancora di cui i consumatori non erano ancora consapevoli. Ecco, noi non parliamo di questo, ma parliamo comunque di un prodotto che deve essere in grado di risolvere un specifico bisogno che esiste nel vostro pubblico. Il secondo punto accanto a questo, ed è effettivamente cruciale, soprattutto se guardiamo a queste percentuali, dobbiamo essere in grado di spiegare bene i benefici di questo prodotto e come si arriva a fornire questi benefici. Bene, allora, focalizzandoci su questo, oggi cerchiamo di vedere come strutturare questo percorso, come fornirvi uno strumento per riuscire a comunicare in maniera semplice, chiara, interessante il vostro prodotto o il vostro servizio. E oggi, infatti, parliamo del concept. Anche qui mi piacerebbe sapere chi di voi conosce il concept, se non a livello pratico, anche a livello teorico, se lo avete mai applicato nella vostra esperienza professionale. Il concept è tutto ciò che racchiude un'informazione dettagliata, ma nello stesso tempo semplice e concisa, di quella che è la vostra offerta. Cosa significa una descrizione semplice e dettagliata? Significa che in questa descrizione, in questo storytelling, in questa narrativa d'offerta, deve esserci la descrizione dell'occasione d'uso, ovvero quando questa offerta che io ti propongo va usata, qual è il beneficio finale che questo prodotto è in grado di dare a chi lo utilizza e quali sono le caratteristiche che permettono la realizzazione di questo beneficio. Ecco, vedete, per chi lavora in aziende manifatturiere, il problema è sempre: parliamo in primis di caratteristiche. Ora, è chiaro che un prodotto non ha nessuna chance di successo nel momento in cui non ha la sostanza, ma
questa sostanza, che sono le caratteristiche del prodotto, non sono la prima cosa che interessa a chi andrà a acquistare il vostro prodotto. Fare il concept è una sfida, perché nuovamente Nielsen ci dice che i prodotti che hanno un concept chiaro funzionano il 58% di quelli che non ce l'hanno, ma ci dice anche che questo succede solo per il 9% dei concetti che sono stati sviluppati. Quindi non è facile sviluppare un concept, però diciamo oggi con questo webinar spero di darvi degli spunti, delle riflessioni per cui diventa anche più facile pensare a come preparare una comunicazione sul vostro prodotto, sulla vostra offerta. Comunicazione, quando parlo di comunicazione, non intendo solamente una comunicazione esterna. Noi sappiamo che per avere una proposta vincente bisogna prima di tutto coinvolgere la parte interna, la forza vendita, per esempio, no? Oltre che il management, per avere un budget per lo sviluppo del prodotto. Quindi questo lavoro che faremo attraverso il concept serve sia per un'attività di comunicazione interna che per un'attività di comunicazione esterna. Allora, proviamo, cominciamo a vedere, entriamo nel vivo di questo concept. E per spiegarvelo, il mio socio usa spesso una similitudine e dice: pensa alla sceneggiatura di un film, no? Voi state guardando un film. Se il soggetto non è chiaro, il film vi annoia. Allora, ecco, per spiegarvi il concept è come il film: deve avere un protagonista ben definito, ben identificato in tutte le sue caratteristiche, deve avere, perché questo è l'obiettivo, no, di guardare il film, una sfida da risolvere, e poi deve anche arrivare ad una soluzione, e tutto questo attraverso una trama alla quale si arriva al finale. Ecco, il concept è costituito da questo protagonista, che noi chiameremo buyer persona, ha un lavoro da fare, il famoso job to be done di Christensen, e oppure diciamo una sfida allo user insight, ha una soluzione che tecnicamente si chiama value proposition, e ha anche una trama o un modo attraverso il quale dà credibilità e permette di raggiungere quello che effettivamente è il beneficio. Vediamo adesso allora come costruiamo questo concept. Il punto di partenza resta il protagonista del mio film, quello che adesso si chiama buyer persona. Allora, anche qui, chi di voi ha mai usato la buyer persona? Che tipo di profilo delineate quando sviluppate il vostro prodotto? Come raccogliamo informazioni sulla buyer persona? Allora, la buyer persona è la descrizione del mio miglior potenziale cliente, quello che potenzialmente è più interessato al prodotto o servizio che io voglio offrire. Bene, come otteniamo informazioni su questa buyer persona? Un tempo si usava semplicemente un'analisi di tipo anagrafico e demografico, quindi età, situazione nucleo familiare, stipendio, livello di educazione. In realtà, diciamo, ci sono state delle grosse evoluzioni. La buyer persona è la definizione di un profilo psicografico a tutto tondo, dove andiamo a identificare una persona di cui conosciamo lo stile di vita, di cui conosciamo gli hobby, le sue preferenze, le convinzioni, di cui conosciamo in dettaglio tutto ciò che riguarda la percezione relativa ad un prodotto per il quale poi noi andremo a sviluppare la nostra proposta. Bene, allora qui sotto vi ho indicato alcune domande che ci servono ad ottenere il profilo della buyer persona, quindi capire in che circostanza ha bisogno del prodotto, che risultato si aspetta dal suo utilizzo, che cosa nella attuale offerta a lui piace o non piace. Quali sono i desideri di questo utilizzatore o utilizzatrice, e
un'altra parte importante, come arriva all'acquisto di questi prodotti? Ecco, allora, queste sono un sacco di belle domande, come riusciamo ad ottenerle? Gli spunti che vi posso dare è che è importante sempre ascoltare il vostro pubblico, no? Spesso nelle aziende si lavora in maniera autoreferenziale perché si conosce molto bene il prodotto, perché si hanno delle convinzioni. Ecco, noi non siamo mai il nostro consumatore o il nostro cliente, o perlomeno abbiamo degli spunti che hanno bisogno di riflessioni che vengono dall'esterno. Allora, vi posso fare diversi casi. Nell'ambito di consumer goods, quello che si fa di solito, è la cosa più semplice, è fare delle interviste quantitative in modo tale da raccogliere un numero ampio di informazioni, facendo un questionario a quello che potrebbe essere l'utilizzatore, diciamo il profilo che poi va delineato è chi è il mio utilizzatore. Noi di recente, come Marketing Blu, abbiamo fatto un progetto nell'alimentare, abbiamo piazzato un questionario attitudinale molto ampio, oltre 1000 intervistati, che ci hanno permesso, in quell'ambito del food, di tracciare il profilo dei diversi gruppi di consumatori in questo ambito, e fra questi gruppi, questi cluster, abbiamo individuato proprio quel gruppo, quella buyer persona che potrebbe essere potenzialmente più interessata alla nostra offerta. Questo, diciamo, è semplice nel caso del consumer goods. Nel caso di un B2B, di un professional, la via migliore è fare delle interviste qualitative rivolgendoci ai nostri clienti, magari i clienti quelli più selezionati con i quali abbiamo una relazione particolare, accanto anche a quelli, se esiste nella vostra filiera, la parte distributiva. Un altro caso che cito, di un progetto a cui abbiamo lavorato fino all'anno scorso, una startup di automotive di cui parleremo poi successivamente, voleva lanciare una macchina da corsa su pista o comunque anche nelle strade dove mettere alla prova la propria abilità di guida. Ecco, lì cosa abbiamo fatto? Come raggiungere questi appassionati di motori, queste persone un po' strane che si divertono a correre di notte sulle strade di montagna, che amano delle macchine spartane? Ecco, lì per esempio abbiamo fatto moltissime interviste qualitative, quindi abbiamo visto un sacco di appassionati che si incontravano nelle giornate delle corse su pista, nei track day. Quindi questa è veramente la base per imparare a conoscere qual è il nostro pubblico e come comunica, quali sono le sue insoddisfazioni, le sue aspettative. Fatto questo, siamo anche in grado di capire un'altra parte importante che fa parte del concept, che è il job to be done, ovvero dobbiamo rispondere alla domanda di qual è il lavoro che il vostro prodotto, il vostro servizio ritenete voglia rendere migliore per il nostro consumatore. Quindi da job to be done poi passeremo a quella che prima abbiamo chiamato la soluzione, che è in termini tecnici la value proposition. Facciamo un esempio, alcuni esempi per essere chiari, no, di cos'è il job to be done, che diventa veramente cruciale per arrivare a definire in maniera sintetica l'end benefit del nostro prodotto. E prendo alcuni esempi. Allora, qui il mood in cui mettersi per capire cos'è il job to be done è il famoso esempio dell'economista Theodore Levitt, che diceva: al cliente non interessa un trapano che ha una punta da 6 mm, ma interessa fare un buco da 6 mm. Se ci pensate, è banale? Sì, però di solito quando noi presentiamo un prodotto, un servizio, diciamo le loro caratteristiche: il trapano con la punta da 6 mm. In realtà chi lo acquista è interessato a fare il buco, e per riprendere addirittura l'ulteriore evoluzione di Seth Godin, dice: a me il trapano interessa perché voglio avere un bellissimo salotto dove ho fatto dei buchi, dove appendere delle mensole, dei quadri. L'end benefit è non la punta da 6 mm, non il buco da 6 mm, ma l'end benefit è proprio
la capacità attraverso questo prodotto di rendere migliore il mio salotto. Quindi capite che c'è un salto sulla cosa. Qui vi ho indicato alcune domande che possono essere utili proprio per arrivare a questo, e questo di nuovo nasce dall'analisi approfondita di quello che è attualmente l'offerta, piuttosto capire in quali attività usa questo prodotto, in quali altri potrebbe utilizzarlo, quali sono le esigenze che ancora non sono soddisfatte. Bene, allora adesso passiamo ad una serie di esempi, che così magari chiariamo anche meglio come si costruisce un job to be done. Parto con un esempio B2B professional. IT è un'azienda molto grossa che fa un'ottima attività di comunicazione, che sviluppa e produce prodotti per aziende edili. Allora, questo è l'esempio relativo a un prodotto che si chiama Fleet Management, dove la nostra buyer persona è il capo cantiere, per esempio, no? Che presiede a diversi cantieri, ha la necessità di avere attrezzi sempre pronti, sempre performanti, con una certa varietà di tipologia, per cui lui è tranquillo che ha sempre questo tipo di servizio. Ecco, allora il job to be done è: voglio avere sempre degli attrezzi in ordine, funzionanti e con tutte le tipologie che io posso usare nei diversi tipi di cantieri. Andiamo adesso a un esempio che magari i più giovani non si ricordano. Io me lo ricordo, ero brand manager in quel momento, viaggiavo tantissimo e c'era, questo è stato lanciato intorno al 2000-2002, il famosissimo BlackBerry, che creò davvero una rivoluzione. Dove c'era la necessità, qui la persona può essere l'area manager, il direttore commerciale, il general manager, chiunque comunque viaggi tantissimo e ha la necessità di essere sempre aggiornato. Ecco, il lavoro, il job to be done, il lavoro che fa questo, che si chiede è di essere continuamente aggiornati anche quando non si è in ufficio, senza dover aspettare di arrivare magari in hotel dove magari la connessione era pessima. Io me lo ricordo, no? questo crucio, questa pesantezza rappresentò effettivamente una rivoluzione. Andiamo ancora più vicino alle nostre abitudini, un ambiente ancora più consumer, che è quello di Airbnb. Airbnb è stato rivoluzionario quando lo si guarda e dice vabbè, adesso che abbiamo la soluzione, ma effettivamente il lavoro che questa proposta rende migliore l'esperienza e la richiesta del cliente è proprio permettergli di viaggiare, di vivere nuove culture senza dover frequentare luoghi troppo formali, asettici come possono essere gli hotel, sentendosi a casa. Bene, allora siamo arrivati alla definizione del job to be done. Dovremmo adesso definire quella che è la value proposition, quella che è la soluzione, il cuore finalmente di quella che è la mia proposta. Una proposta che chiamiamo value proposition ed è la risposta al job to be done, è la soluzione che il cliente ha sollevato, è l'esigenza alla quale rispondere. Allora, anche qui velocemente quello che vediamo è che con BlackBerry le mail ti raggiungono ovunque, con Airbnb visiti il mondo sentendoti a casa, immergendoti nella cultura del posto, con Fleet Management di ILTI hai la sicurezza di un parco attrezzi sempre disponibile, completo e funzionante. Ecco, qui non si parla con BlackBerry hai un computerino, hai un qualcosa di non si parla di prodotto, si parla di un end benefit, le mail ti raggiungono ovunque, viaggi e ti senti comunque a casa. Quindi anche qui la value proposition si riesce a costruire molto bene quando noi creiamo il job to be done e poi togliamo menzione, molto difficile, del nostro prodotto per parlare solo del beneficio. Ecco, questo è il cuore che interessa effettivamente a chi andrà ad utilizzare il prodotto. Ricordiamoci sempre l'esempio del trapano. Allora, spero di essere stata abbastanza chiara, anche qui scrivete se c'è qualche dubbio. Vi propongo questa slide per farvi vedere un po' il modello che noi utilizziamo nel nostro lavoro per descrivere il concept. È un po' schematizzato quello che
abbiamo visto, ovvero dall'analisi, dalla definizione di un profilo completo del miglior nostro potenziale cliente e dal capire qual è il lavoro che noi vogliamo che il nostro prodotto faccia e che migliori l'esperienza della nostra buyer persona, noi riusciamo a estrapolare uno, quella che è la sfida da risolvere, due, la soluzione, a cui poi affianchiamo la descrizione di alcune delle caratteristiche del prodotto che permettono di dare valore, accreditare, rendere credibile e realizzabile il nostro beneficio. Uno schema semplice che ci permette appunto di seguire passo passo la creazione di quello che è il concept. Velocemente vi parlo di come, così lo vediamo in pratica, come si prepara un concept. E qui vi propongo questo progetto che per noi è stato molto interessante, di una startup, di un avvocato appassionatissimo di macchine da corsa, che aveva questa idea di una macchina da corsa per track day, quindi con delle specifiche caratteristiche, che aveva inventato la possibilità di poter personalizzare sia a livello tecnico, quindi a livello di performance, ma anche a livello estetico, la propria auto sportiva. Allora, per capire come proporre questo prodotto, abbiamo dovuto capire se esisteva prima di tutto una buyer persona interessata, che ovviamente c'era perché era già riflessa nel nostro avvocato, e lo abbiamo chiamato Luigi, la nostra buyer persona. Abbiamo girato i track day, chiacchierato con queste persone appassionatissime di motori, e abbiamo scoperto che è gente che non ama le macchine con molta elettronica, quindi parliamo di Porsche, che sono delle bellissime macchine ma sono molto elettroniche. Perché non amano l'elettronica? Perché vogliono controllare la capacità di guida, vogliono mettersi alla prova, quindi macchine molto spartane, macchine anche che hanno una loro bellezza. All'inizio non capivo perché molti di questi amavano le auto d'epoca, no, non riuscivo a capire il nesso. In realtà auto d'epoca sono auto che non hanno il servosterzo, non hanno nessun tipo di elettronica. Non so se voi vi ricordate, io quando usavo la macchina senza servosterzo, o sapevi parcheggiare, e io l'ho provato a Roma, oppure non ti muovevi, no? Quindi abbiamo identificato questa buyer persona, abbiamo capito che ama molto la macchina, vuole mettersi alla prova, quindi una macchina che ha poca elettronica, e qui è uno sportivo hobbista che vuole che la macchina esprima anche se stesso, la propria personalità, sia dal punto di vista performance che dal punto di vista estetico. Qual è il job to be done? Avere una macchina, qui parliamo di macchina, possiamo parlare di prodotto nel job to be done, che effettivamente soddisfi lo spirito competitivo, che mi permetta però di mettere alla prova la mia capacità di guida, e che nello stesso tempo mi faccia guidare in tutta sicurezza senza poi preoccuparmi di spendere troppo. Ebbene, da job to be done arriviamo quindi allo user insight, no? Che è la prima parte del nostro concept. Quello che vuole, qual è il problema di questo Luigi, di questa buyer persona, è trovare una macchina che effettivamente sia in grado di soddisfare le mie esigenze di come guido, ma nello stesso tempo possa fare degli interventi sia a livello di motore che di estetica, senza il quale poi spendere troppo. Da lì noi ricaviamo quella che è la value proposition. Questo è uno dei primi design della macchina. Una macchina che, allora, la value proposition è: la nuova Bermat permette di esprimere la tua passione per l'auto attraverso scelte che sono tecniche, estetiche, uniche, che decidi tu, e dove mettere alla prova le proprie capacità. Da qui abbiamo poi creato il concept, che vede la parte user insight seguita dalla value proposition e poi il prodotto. Ecco, volevo sottolinearvi una cosa. Il prodotto, le sue caratteristiche, quella che si chiama anche la reason to believe, la tentazione di scrivere le 700 caratteristiche che il prodotto che io ho sviluppato ha. Questo succede spesso, no? Alzi la mano a chi non è mai successo, perché un prodotto è ricco, ha tante sfaccettature. Bene, il concept serve anche a questo, a identificare alcune caratteristiche fondamentali attraverso le quali io continuerò sempre, in tutta la mia comunicazione, sia essa interna che esterna, a comunicare
il beneficio del mio prodotto e lo vedremo poi come viene utilizzato. Spero di non avervi annoiato, vi porto un altro caso velocemente eclatante che è quello del Grand Soleil. Anche qui, chi se lo ricorda, è un prodotto che era fortemente amato dal fondatore della Ferrero e per questo tanti sono stati gli anni e gli investimenti per cercare di portarlo a scaffale in maniera vincente. Ebbene, anche qui questo è un caso eclatante di fallimento che noi abbiamo studiato e dove, diciamo, semplice da dire, ha fallito perché, se qualcuno di voi si ricorda le diverse pubblicità, ogni volta non veniva chiarito l'occasione d'uso, venivano usati di volta in volta un sacco di diversi benefici, un sacco di caratteristiche. Effettivamente questo è un prodotto rivoluzionario. Ebbene, io col mio socio Renzo abbiamo provato a sviluppare in maniera un po' arrogante quello che potrebbe essere il concept, che poi troverete in dettaglio. Quello che vi dico è che quello che abbiamo cercato di fissare in primis è stato, occasione dopo il pranzo, il beneficio è quello che è un po' il trend di che è sempre più crescente, di fornire, di mangiare gusto, gratificazione e nello stesso tempo garantire leggerezza. Ecco, Grand Soleil è un prodotto che fornisce tutte queste caratteristiche. Ecco, non ci si è mai focalizzati, quindi noi abbiamo avuto un po' la superbia di dire, ecco, secondo noi questo potrebbe essere un concept che può funzionare. E di nuovo vedete che molto conciso, molto limitato la descrizione solo di alcune le caratteristiche principali. Questo diventa fondamentale nella comunicazione. Bene, io spero di essere stata chiara in questo, altrimenti poi voi mandate le vostre domande. Vediamo adesso, ok, ho sviluppato il concept. Che me ne faccio? Allora, il concept è uno strumento davvero prezioso perché non ha semplicemente l'utilizzo nella comunicazione esterna, ha in primis una validità, un aiuto notevole per una comunicazione interna. Allora, cosa significa? Io ho un fantastico prodotto, lo devo comunicare al management semplicemente perché ho bisogno di un budget per continuare a svilupparlo, oppure lo devo comunicare alla mia forza vendita, che sarà il mio primo promotore. La forza vendita era consigliabile ingaggiarla fin dall'inizio perché ci può fornire una serie di spunti, ma poi sarà anche quella che sarà l'interfaccia con il nostro pubblico, no? E quindi ecco, la prima valenza di questo concept è la possibilità di comunicare in maniera semplice internamente. È anche uno strumento per testare l'idea con i buyer, quelli con i quali ho un legame più stretto, e testarlo con gli utilizzatori finali. Ecco, anche qui vi chiedo, chi di voi ha mai piazzato un concept test? Perché diventa fondamentale il concept test? Perché è uno strumento che ci permette di avere un'idea del gradimento del prodotto presso il nostro pubblico con un investimento limitato rispetto poi agli investimenti che dovrei fare per ingaggiare l'agenzia creativa, sviluppare il package, incominciare a sviluppare un piano di trade marketing, un piano di comunicazione offline e uno online. Quindi il concept test diventa uno strumento molto prezioso che ci evita di arrivare al lancio del prodotto sul mercato per dire non interessa. Altri benefici, perché non è finita qui, il concept viene utilizzato ovviamente, è un strumento prezioso per quanto riguarda la comunicazione alle agenzie creative, alle agenzie digitali, perché il concept è la base del briefing che noi dobbiamo dare ed è una guida dalla quale anche l'agenzia creativa non si staccherà e quindi si eviteranno questi voli pindarici e creativi. E serve un briefing anche per l'agenzia digitale perché mi dice come deve essere strutturato il sito, quali sono le pagine fondamentali, vi ricordate, no? Tre o quattro sono le caratteristiche che devono stare a supporto della value proposition, della soluzione, e su queste si costruisce
quella che è la content strategy, quelli che saranno tutti gli argomenti che andranno sviluppati e promossi, per esempio, nel mio piano social. Non ho ancora finito. Il concept serve anche a preparare le argomentazioni di vendita, perché spesso la nostra forza vendita, l'abbiamo abituata noi, parla in termini di caratteristiche tecniche. Anche qui ho un paio di esempi interessanti. Per un recente progetto abbiamo, nell'ambito dell'alimentare, abbiamo sfruttato parte del lavoro fatto sul concept e sulla buyer persona per preparare il sales pitch per i buyer, quindi anche qui la possibilità di utilizzare, oppure in un progetto fatto con Magneti Building, che è un'azienda che produce strutture industriali, capannoni personalizzati, l'aver analizzato la buyer persona e il job to be done ci ha portato a poi a creare una serie di argomentazioni di vendita molto più complete ed efficaci. Il concept, noi abbiamo fatto un'altra cosa interessante. Il concept è uno strumento potente, abbiamo lavorato l'anno scorso in Ferrarelle con il team di Ferrarelle per sviluppare un nuovo concept sulla base dei moltissimi dati che loro avevano a disposizione dei loro consumatori. Ecco, di solito le aziende non hanno tantissimi dati, nel caso parliamo di Ferrarelle, conoscevano molto bene il loro consumatore. Hanno un amore incredibile per il prodotto, per questa acqua effervescente. Io ho conosciuto la storia ed effettivamente ci sarebbero tantissime cose da dire. E unendo l'identificazione di una specifica buyer persona a cui rivolgersi e due o tre caratteristiche fondamentali che sono interessanti per questa buyer persona, abbiamo sviluppato insieme un concept. Questo concept, che è stato poi ovviamente testato in un concept test, è diventato il briefing per l'agenzia di Lea Burnett, che ha lanciato la pubblicità nella primavera dell'anno scorso. Quindi pensate, un lavoro che ci permette effettivamente di comunicare in maniera più efficace e più coinvolgente tutto quello che può dare un prodotto. Il concept, e con questa è la mia ultima slide, ci permette anche di avere una linea guida su quelle che sono le linee del brand, perché si muove attraverso una value proposition che realizzano la promessa del brand, quindi assicura la coerenza nella comunicazione. Quindi non sono sempre strumenti facili, però ecco, spero di avervi sicuramente trasmesso quella che è l'utilità e il vantaggio che un concept vi dà sicuramente delle linee guida da seguire passo passo per cercare di creare una comunicazione che sia più comprensibile prima di tutto, perché quante volte abbiamo fatto fatica a spiegare il nostro prodotto e ingaggiare anche chi ci sta intorno. Ecco, per esempio nel caso di Bermat abbiamo creato il sales pitch per gli investitori, no? Questo è fondamentale in una startup, quindi molteplici sono i vantaggi di creare un concept. Bene, spero di avervi passato degli spunti, delle riflessioni, se non altro. Per cui non so, chiedo a Michele se vuole darmi una mano per capire se ci sono delle domande al proposito. Ciao, ciao. È arrivata una domanda da parte di Natalia che ti chiede: quali tool consigli per capire bisogni ed esigenze di una buyer persona? Beh, come dicevo, spesso il tool fondamentale è, allora, accanto a un'analisi di quella che è la concorrenza, che è un'analisi non puramente commerciale, no? Ma è un'analisi anche di come la nostra concorrenza comunica, quali sono i valori e quali sono i benefici dei prodotti che loro propongono. La parte fondamentale è sempre l'ascolto del cliente, quindi
Sicuramente partirei con delle interviste qualitative, prevalentemente degli one-to-one e poi eventualmente dei focus group, anche se su questi, insomma, ho qualche dubbio sull'utilità, la gestione delle dinamiche, per poi passare a dei test quantitativi, quindi ricerche online di alti numeri. Questo nel caso del consumer goods. Non so, Natalia, in che ambito si muova. Nel caso del B2B ovviamente non possiamo fare questionari su larga scala, no? Quindi lo strumento resta sempre un'analisi della concorrenza, un'analisi della percezione della concorrenza da parte dei propri clienti e dei colloqui approfonditi con quello che è il cliente o il distributore. Ecco, quindi sono due le modalità diverse a seconda del settore, se è professionale o consumer goods. Paola Giudici dice, ormai superati i focus group. E Sono d'accordo. È allo un'arma che, scusa, dimmi vai, Michele. vai, vai. È un'arma che è uno strumento che si usava tantissimo una volta, ma proprio per le dinamiche di gruppo è un po' rischioso. Diciamo che si può usare la focus group perché dice in una sola seduta racchiudo 6-8 consumatori, no? Però, oppure consumatori, oppure clienti. Però ecco, sono d'accordo con Paolo. Ti chiede anche il tuo profilo LinkedIn quando clicchi connect non sembra essere disponibile. Soluzione, motivo. Soluzione, guarda, cerca Monica Rigoni e quindi lo trovi. Dice che cliccando connect sul tuo profilo lo dà come non disponibile, come funziona. Non so se è un problema suo o un problema. Controllerò subito perché è un problema grosso. Riprova più tardi, per cortesia. Non ti preoccupare, magari è un problema di Paola, per cui non relativo a te. Nel Speriamo. frattempo non sono arrivate altre domande, ma ti faccio la stessa domanda che ho fatto anche prima. Se potessi riassumere ciò del quale hai parlato qui oggi o dare una quote, una frase, non lo so, un riassunto di meno di un minuto, vedi tu, rispetto alle tematiche che hai portato qui oggi, che cosa diresti? Direi un paio di cose. La prima forse è scontata, ma viene fatta proprio raramente. Il fare viene dopo il pensare e noi sappiamo che in azienda si predilige molto l'operatività, anche perché sono tante le cose e spesso si è sottostaffati. Bene, il pensare resta fondamentale e in questa parte del pensare, dell'essere strategici, rientra anche il concept, che è uno strumento, ripeto, noi abbiamo avuto una quarantina di minuti per parlare di questo, ma una volta utilizzato ha delle implicazioni che sono già interne all'azienda, portano notevoli benefici. Per cui ecco, il concept è uno strumento che permette di comunicare il proprio prodotto, il proprio servizio in maniera convincente, che ci permette di individuare quelli che sono i punti fondamentali da comunicare senza poi diluirli con N informazioni che al mio utente, sia esso la mia forza vendita, piuttosto che il management, piuttosto che il mio cliente, non interessano. Grazie mille. Una domanda invece per te ce l'ho io. Aiuto. Come aiuto lo dico io, vediamo se riesco a formularla nel modo corretto. Ok. Nel momento in cui andiamo a vendere un prodotto che è molto simile a molti altri prodotti già sul mercato, e mi viene in mente l'esempio lampante di McDonald's versus Burger King, come facciamo in un caso di questo genere a distinguerci davvero e a creare quella differenza sostanziale? Cioè, sento molte persone dire: ah, io amo McDonald's, no, da Burger King non ci vado, o viceversa, però per me, sinceramente, sono due panini, uno identico all'altro. Allora, tu per quanto riguarda il food, mi viene da dire che non sei un food addicted, no? Perché la prima risposta che mi viene da darti è proprio l'identificazione dei due gruppi in quel brand specifico, ok? Allora, io faccio un esempio che calza meglio su di me. Io non berrei mai la Pepsi, ok? Io bevo solo Coca-Cola, ok?
Questo è un insieme di tante cose. Da una parte è il prodotto, e questo c'entra sia per McDonald's che il Burger King, che hanno delle tipologie dei menu diversificati, ma poi c'entra anche il sapere, e questo sta, è un altro tema molto interessante. Il mio prodotto deve diventare una soluzione, non è un prodotto, non sono caratteristiche, è un qualcosa che mi dà un beneficio finale, nel quale poi io posso identificarmi anche a livello di valori, ok? Allora, di nuovo, io faccio fatica a identificarmi in Burger King o McDonald's, mi identifico più, mi comprerei una Porsche piuttosto che una Ferrari, quindi dei valori che mi permettono, uno, di distinguere le due cose, perché entrambi sono delle macchine potenti, no? Però hanno dei valori che ci identificano. Nel caso di Burger King, la comunicazione che fa, lo abbiamo visto soprattutto negli ultimi 2 anni, si è molto diversificata ed è stata anche, è poco, sempre meno focalizzata sul prodotto. È proprio legata all'esperienza e il modo in cui ha comunicato è un modo legato a come parliamo. Io sono ignorante, come hai detto tu, non sono un food addicted. No, non ho detto che sei ignorante. No, ma è oggettivamente vero, per me Pepsi, Coca-Cola, cioè una vale l'altra, non bevo nessuna delle due, risolvo il problema. Però certo. mi interessava capire come delle aziende si devono muovere nel caso di prodotti comunque così simili, così vicini l'uno all'altro, e per cui come andare effettivamente a distinguersi rispetto a quello che... Esatto, cioè diciamo che il prodotto è il punto di partenza, è sempre, lo deve essere, no? Poi anche come viene la comunicazione fondamentale, non lo so, tu avrai qualche brand a cui sei addicted, no? Ma non lo so, io sono abbastanza Apple addicted, se così possiamo dire. Ecco, allora guarda, parliamo di un brand per eccellenza. Apple viene amato per la soluzione, non, ok, nel dettaglio tecnico, e lui, Apple, ha fatto un lavoro fantastico, no? Perché a un certo punto noi sappiamo che lancia il famoso nuovo prodotto, magari non si sa neanche di che cosa si parla, però siamo tutti là. Quindi qui entriamo in un'altra cosa, il valore del brand, i valori che esprime e come noi, questo è un altro strumento importante, soprattutto quando si lancia un nuovo prodotto, creare un senso di appartenenza ai valori del brand, che si è, la cui promessa, perché un brand ha una promessa, ti promette qualcosa, deve identificarsi proprio nel prodotto, e questo non è così scontato. La comunicazione di Apple io la trovo fantastica. Ogni volta che esce fuori un nuovo ADV sono lì a guardarlo come se fosse al cinema a vedere la prima di qualche film. Assolutamente, no? Sembra facile che quando ascoltiamo Apple, però c'è un lavoro grosso, hanno studiato effettivamente quello che è il loro pubblico. Assolutamente sì. Forse era arrivata un'altra domanda. Lorella chiedeva se si può avere la registrazione di questa lezione. La risposta è ovviamente sì. Come dico sempre, questi appuntamenti vengono registrati, li andiamo poi a pubblicare sul nostro canale YouTube dopo qualche giorno, per cui se volesse riguardarlo o prendere appunti o se ne è perso una parte, può tranquillamente trovarlo lì. È arrivata qualche altra domanda. Dalla regia mi dicono, nel caso in cui il prodotto identifichi un problema sentito ed effettivamente lo risolva, come fare se per esempio negli anni competitor hanno offerto soluzioni truffaldine e non funzionanti? Insomma, nel concept bisogna considerare un elemento che dia fiducia o provi a recuperare il settore? Assolutamente, guarda. A me questa cosa è successa quando ero direttore marketing Fit. Abbiamo lanciato un prodotto, una tipologia che ovviamente era diversa da quella che c'era sul mercato, lanciata dal mercato cinese, che aveva creato tutta una serie di fallimenti e anche grossi danni, no? Per cui partivamo con due piedi zoppi, perché il primo era che c'era già sul mercato
E in più la percezione di questa particolare tecnologia era negativa. Allora è stato un lavoro molto stimolante, perché abbiamo dovuto comunicare l'offerta in una maniera completamente diversa. Dove, allora, qui c'è da capire, questa percezione di fallimento c'era in primis su quello che era il buyer. E quindi abbiamo sviluppato un concept che avesse delle ragioni d'essere, ragioni di credere, che erano supportate da delle certificazioni, per esempio, no? E quindi davano credibilità. Lo abbiamo fatto anche sul consumatore, mettendo sul packaging alcune certificazioni. Quindi è sicuramente ancora più difficile lanciare qualcosa, ma ripeto, questo sta sempre sul concept, sul tipo di reason to believe, in questo caso, che diventano fondamentali per dare credibilità, autorevolezza al prodotto. Grazie, grazie mille per la risposta. Ti ringrazio da parte della regia che mi ha suggerito questa domanda. La ringrazio per la domanda. Nel frattempo comunque sono arrivati un sacco di ringraziamenti per i contenuti che hai portato all'interno della piattaforma, sono arrivati un sacco di commenti e di approvazione rispetto a quello che hai detto, per cui non è tutto sbagliato, almeno partiamo con questa convinzione, ovviamente scherzo. Io ti ringrazio anche da parte mia per l'intervento che hai portato qui oggi e per i contenuti e per averci anche dedicato questa oretta insieme a noi. Grazie, io volevo ringraziare Rinascita Digitale, che ho scoperto nei momenti bui del lockdown, quindi anch'io ero dall'altra parte dello schermo, ho apprezzato moltissimi interventi che avete fatto, l'utilità, e quindi diciamo spero di aver passato alcuni spunti che molti insomma non utilizzano, ecco, quindi grazie ancora di questa opportunità e buon lavoro. Grazie mille a te. Allora, a questo punto, di essere passata dall'altra parte della barricata, da spettatrice a relatrice, è stato molto bello in questi mesi anche vedere questo ricambio di questo scambio di conoscenze reciproco, questo diventare da spettatori a relatori e viceversa. Spesso siete stati più di, credo, 800-900 relatori in questi mesi, per cui è bellissimo. Grande numero. Anche semplicemente sapere che tutte queste persone si sono impegnate per il bene comune, per la condivisione della conoscenza e per dare un pochettino una spinta in più a tutti quelli che ci hanno seguito come spettatori, ovviamente. Sì, certo. Ti ringrazio, Monica, di aver fatto parte di questo gruppo e, come ho invitato prima anche Gian Lorenzo, ovviamente aspettiamo nuovi contenuti, aspettiamo nuove proposte e siamo sempre aperti a qualsiasi cosa, e invito il pubblico ovviamente a contattarti se hanno domande o vogliono approfondire la conversazione. Perfetto, grazie mille e buon lavoro, Michele, a tutti voi, a tutto il team. Grazie. Ciao.